Buonasera a tutti, benvenuti nel mio canale Arti di Angie. Come sempre, non vi dico che non saremo qui a chiacchierare troppo e iniziamo a lavorare. Oggi vi farò vedere come si fa la soletta di 11 centimetri, circa per 6-7 mesi di età, la soletta per i sandali. Allora, iniziamo. Facciamo la catenina di 22 maglie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, ora facciamo altri 3. 1, 2, 3. Nella 22esima catenella facciamo un aumento con 2 maglie alte. E poi fino alla penultima catenella lavoriamo tutte maglie alte. 1. Due, tre, quattro, cinque e così fino a penultima catenella. Abbiamo fatto 20 maglie alte e adesso nella ultima catenella, eccola qui, facciamo 5 aumenti con 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. E ora facciamo 20 maglie alte senza aumenti, senza diminuzioni. 20 maglie alte e fino all'inizio. E così via. Facciamo, lavoriamo 20 maglie alte. Abbiamo fatto 20 maglie alte e adesso nella ultima catenella qui facciamo 2 maglie alte, 1 e 2. Chiudiamo il giro e contiamo 1, 2 nella terza catenella. Chiudiamo il giro. Adesso facciamo una catenella e 2 aumenti con 2 punti bassi, 1 nella solita 2, prossima 1 e nella solita 2. Adesso facciamo 9 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Prossime due lavoriamo con 2 mezza maglia alta, 1 e 2. Prossimi 9 lavoriamo con maglia alta, 1, 2, 3, 4. Cinque, sei, sette, otto e nove. In queste 5 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, lavoriamo con 2 aumenti con maglia alta. 1 nella solita 2. Prossimo. 1,
due, prossima, uno, due, e così facciamo 5 aumenti con maglia alta. E ultimo, e due. Al ritorno lavoriamo così come dall'inizio. Facciamo 9 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prossime 2 maglie, lavoriamo 2 maglie mezza alto. 1, 2. Prossimi 9 lavoriamo con maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 e 9. Nei prossimi due, ecco 1 e 2, facciamo 2 aumenti con maglia bassa. 1 e secondo aumento. 1 e 2. Qui ci è rimasta l'ultima catenella e lavoriamo un punto basso. E chiudiamo il cerchio nella prima, eccolo qui, nella prima catenella. Ok. Adesso facciamo questo modo. Lavoriamo 1, 2, 3 catenelle e prossimi 4 maglie lavoriamo con un aumento con 2 maglie alte. 1 abbiamo fatto. Questo è il secondo aumento. Questo è il terzo. E quarto. E ora lavoriamo 20 maglie alte. 1. 2, lavoriamo fino al primo aumento, eccolo qui. 20 maglie alte. Ecco, abbiamo fatto 20 maglie alte e adesso in questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 facciamo un aumento con 2 maglie alte. Totale dovrebbero essere, cioè devono essere 20 maglie alte. Sicché iniziamo un aumento con maglia alta, secondo aumento, terzo, quarto, ops, allora questo quarto. E così via, facciamo 10 aumenti, totale 20 maglie ancora due. Qui scatta, salta. Allora, ancora due. E ultimo aumento. Ok. Totale abbiamo 10 aumenti, eccolo qui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E ora facciamo come all'inizio, 20 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19 e 20. E ora facciamo 4 maglie, facciamo con un aumento di 2 maglie alte, cioè come qui all'inizio abbiamo fatto 4 aumenti e anche alla fine facciamo 4 aumenti con maglia alta. Un aumento, secondo aumento. Terzo, quarto, e quattro aumenti. E qui rimasta una maglia e questa maglia qui lavoriamo con maglia alta. E abbiamo finito il giro. Chiudiamo. 1, 2, 3. Chiudiamo il giro. Questa parte interna abbiamo fatta. Lasciamola così. Tagliamo filo. Ok. Questa parte qui noi non lavoriamo più. Chiudiamo solo il giro e tagliamo il filo. Questa parte qui sarà interna. Adesso la stessa cosa, la stessa scarpa, scusate, la stessa soletta, lavoriamo con un altro colore. Io per esempio ho preso il colore che mi piace molto, il colore fiocco sempre, però il colore non è rosa ma color pelle. Eccolo qui, bello colore. Il fiocco, cotton fioco, vedete? Allora, io faccio la stessa soletta uguale uguale a questa. E poi ci vediamo dopo. Ok, abbiamo fatto la seconda soletta, eccole qua. Adesso questa mettiamo da parte, che sarà interna, e qui facciamo un altro giro. Con un punto basso si chiama una catenella e un giro con maglia bassa. Ecco qui. Tutto il giro con maglia bassa. Ecco totale dovrebbero essere 78 maglie basse, intendo così in giro, così rotondo, devono essere 78 maglie basse. Lavoriamo da soli fino alla fine, fino all'inizio qui, tutte maglie basse. Abbiamo fatto tutte maglie basse, adesso chiudiamo il giro, eccolo qui nella prima maglia. Ora, questa parte qua, lavoriamo, facciamo l'ultimo giro. Allora, una catenella e tutte maglie basse, facciamo dall'interno, eccolo qui, questo modo qua. Uno, non tutti e due, ma una sola. Ecco
dietro. Due, tre, quattro e così via. Facciamo tutte maglie basse. E prendiamo un filo solo, ecco qui, non qui, ma questo, vedete, eccolo. E tutte maglie basse. E lavoriamo così tutto il giro. Solo questa parte della soletta. E così lavoriamo tutto il giro. Questa invece rimane in questo modo qua. Non lo tocchiamo. Ok? Facciamo tutto il giro. Ok, a questo punto abbiamo fatto la soletta. Pieghiamola in questo modo qua. Abbiamo lavorato con punto basso e abbiamo preso un filo solo. Ora chiudiamo il giro. Perdiamo il filo. Eccolo qua. Sbagliato. Come sempre facciamo la nostra chiusura. Questa maniera. Eccolo qua. Perfetto. Pieghiamo. Questo filo qua non serve. Abbiamo ritagliato la soletta di carta Eva. Mettiamo all'interno. E questo lato qua mettiamo qui nel mezzo. Ok. Allora, mettiamo questa maniera qua. Mettiamo pari, prendiamo un filo principale che io c'ho il colore pelle e lavoriamo, uniamo, prendiamo questo filo qua, vedete, e questo primo, eccolo, primo, eccolo qua, e facciamo un punto basso e così via, prendiamo sempre secondo filo e da questo lato qua primo e un punto basso e così via, facciamo uno, due, secondo filo e primo, secondo e primo. E così facciamo tutto il giro, secondo e primo. Stiamo attenti che questa soletta Eva è al suo posto. Uno. Ops. E due. E un punto basso. La seconda e la prima. E un punto basso.
la seconda e la prima, e un punto basso, e così lavoriamo fino alla fine. Continuiamo da soli. Ok, siamo arrivati alla fine e chiudiamo questo giro, tagliamo il filo e questo nascondiamolo nelle maglie. Così. Uno. Per i sandali, poi c'è da fare questo filo qua, nascondiamolo all'interno della soletta. Nascondiamolo. Comunque può nascondere. Nascondiamo per benino. Ok, adesso prendiamo questa parte qua, vedete? Questo filo, questa riga, prendiamo questa sotto, prendiamo un filo, nostro colore principale, eccolo qua. E lavoriamo tutte maglie bassissime. Allora, 1, 2, 3, 4 e così via. Lavoriamo tutto il giro in questa maniera. Uno, due, uno, due. E così lavoriamo tutto il giro. Con maglie bassissime. Siamo arrivati alla fine. Tagliamo il filo e nascondiamolo come sempre. Così. E così. Ecco qua, tiriamo questo e anche questi due nascondiamolo all'interno. Si può legare stretto che entra nel punto. Praticamente non si vede e si può chiuderlo, nasconderlo nelle maglie.
Io nascondo così, voi nascondete come vi pare, oppure lasciate un filo più lungo e nascondetelo con ago. Okay. Poi quando nascondete il filo, la soletta per i sandali è pronta. Poi qui prepareremo i sandali, qui i lacci. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Vedete come è venuta qui? Ok ragazzi, grazie per la vostra attenzione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!